Bentornato sul mio canale. Oggi è il fine settimana, 6 febbraio 2022. Divertiamoci e condividiamolo con la tua famiglia e i tuoi cari. E quali sono i tuoi segni oggi? Queste sono le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Leone. Creativi all'arrembaggio. Per voi creativi la mattinata sarà un piacevolissimo tour de force, bombardati di idee, ispirazioni, consigli. Vi sentireste scoppiare la testa, con una gran voglia di mettervi subito all'opera, ma se attorno a voi non c'è silenzio, nulla da fare. Tutta la vostra genialità rischia di disperdersi come un volo di farfalla impazzito. Tranquilli, anche se perdete il filo lo ripiglierete in fretta, così rassicura Mercurio razionale abbracciato al vostro astro guida Plutone, entrambi buoni amici della Luna e di Nettuno. Ispiratori in segno d'acqua intrigono al vostro. Contrarietà solo verso sera per via di un malessere, mal di schiena o bruciore di occhi, troppo computer. Ma per fortuna è domenica. Sorte alterna con momenti di sfiducia totale che seguono momenti di speranza e positivi. I progetti sono stati rinviati e hanno causato disaccordi con il partner. Spese eccessive, perdite, anche consistenti, al gioco o in investimenti. Perdita di lavoro, perdita di affari. Un periodo incerto e insicuro che non tende a passare. Siate prudenti in amore, non lasciatevi prendere dall'ansia, collegate mente e cuore e agite di conseguenza. Poche e buone sono le cose in sospeso che siete chiamati a risolvere, sistemate quante più situazioni in sospeso possibili. Mettete mano al coraggio e affrontate con decisione ogni problema. Pur essendo emotivo, sai mettere da parte le emozioni per scegliere la via migliore. Il tema dell'ascesa può essere anche una sorta di filosofia per te. Riponete pure fiducia nel vostro partner se questo vi ha chiesto scusa per qualcosa che vi ha infastidito. In fondo vi vuole bene, solo che a volte non riesce a dimostrarlo in pieno e come vorrebbe. Fate in modo da regolarizzare una situazione al più presto. Non tarcinatela oltremodo perché vi ritenete incapaci di una decisione o anche solo per comodità. Prima risolverete meglio sarà. Datti da fare. Potrai raggiungere ottimi risultati se ti concentrerai. Qualche lieve difficoltà nel lavoro. Fatti consigliare da qualcuno del segno della Vergine una situazione che sembrava irrecuperabile apre improvvisamente a uno spiraglio che potreste intravedere fin dalla giornata di oggi. In amore in particolare ci sono dei segnali importanti per la ripresa di rapporti importanti. Possibili inviti a qualche festa per le prossime settimane. Avrai la tendenza a spendere troppo e sconsideratamente. Attento! Cerca di conservare e risparmiare quanto puoi, in seguito potrebbe servirti. In amore siate concilianti per evitare discussioni e battibecchi. In questa giornata un piccolo dramma vi farà perdere la pazienza e non riuscirete probabilmente a portare a termine un impegno preso precedentemente, con una persona molto importante, sia che si tratti di affari o di sentimenti. Se avete lasciato qualcosa in sospeso, sarà il caso di riprendere l'argomento in considerazione e affrontarlo, prima che si ripresenti da solo e vi colga impreparati. Sacrificarsi al lavoro non è l'unico modo per rendere felici qualcuno. Configurazione astrale che vi vede un po' affaticati quest'oggi, con il sole in angolo negativo nel segno dell'acquario a mettere qualche piccolo e temporaneo ostacolo sul vostro cammino. Da oggi e fino a dopodomani cercate di mantenere la calma, non prendete decisioni azzardate e, se potete, rinviate le questioni di un certo peso. In ambito familiare i rapporti con figli e figli, sorelle e fratelli, possono risentire di una fase di tensione. Anche qui fate attenzione a minimizzare ogni screzio, ogni minimo accenno di preoccupazione. Cari Leone, lento recupero nel fine settimana. L'inizio del mese non vi è piaciuto e avete affrontato momenti di polemica sia privati sia sul lavoro. Vi sentite sfruttati? Ma dovete avere pazienza e non cedere ai colpi di testa. Avete maggiore fiducia in voi stessi e una crescente esigenza di trasformare i sogni in realtà. Siete al top della forma e gestite la vostra energia con abilità, senza che questo sia evidente a chi vi circonda.
Cercate di restare calmi anche in quelle situazioni che non vi trasmettono nulla di buono e che anzi, vi fanno crescere un senso di disagio dal quale vi vorreste liberare. Per i primi momenti dovrete soltanto ascoltare. Ascoltate perché sarà importante ascoltare i deliri delle persone che avete intorno e che vorrebbero manipolarvi. Ascoltate fin dove vogliano arrivare. Poi traete le vostre conclusioni. Potreste anche accorgervi che non siano così deliranti. In segno di fuoco intrigono al vostro, la luna vi dichiara amicizia. Contro di voi rema però suo marito il sole, abbracciato a Saturno, astro guida della giornata. Ininfluenti Venere e Marte se non sul fronte del lavoro, per chi è di corvée anche oggi pare che le cose si mettano piuttosto bene. Amore ed Eros. Partner immosonito e voi di più, possibile che per tutta la settimana filiate d'amore di d'accordo e poi quando potreste finalmente godervi la reciproca compagnia e coccolarvi un po' scoppi sempre qualche finimondo. Oggi poi non tira neppure aria di litigio, solo di freddezza e di sdegno. Dovreste trovare il tempo e la voglia per giocare a carte scoperte e tirare finalmente fuori tutti i segreti e i non detti che vi pesano dal cuore invece. Vi occupate di snoopy, del lavoro, uscite con gli amici o andate a ciaspolare e così. La luna vi passa ma il problema resta in quiescenza fino alla prossima volta. Se farete ancora finta di niente, vi troverete a dover dare conto delle vostre mancanze. Soprattutto in amore, siate sinceri, meglio mostrarsi per quel che sia che fingere di essere qualcun altro. Cercate di colmare con la vostra espansività qualche lieve momento di silenzio e di distanza che si respira oggi nel rapporto di coppia consolidato. Chi di voi abbia invece il cuore libero, vivrà una classica avventura, molto coinvolgente sul piano dei sensi, appagante anche su quello emotivo, ma difficilmente potrà vederla trasformarsi in una storia. I nati dal 30 luglio al 4 agosto subiscono il cattivo aspetto di Urano e siano attenti a non commettere passi falsi. Lavoro e denaro? Se vi tocca per turno o per scelta sgobbate, un modo come un altro per non pensare ai vostri guai sentimentali o personali. Sì, il lavoro è proprio una gran consolazione, specie dopo una rottura o un problema che vi ha creato fratture e lividi interiori. Passerà, passa sempre. Ma per non pensarci muovete le rotelline mentali e le mani. Sia l'attività sportiva, soprattutto in montagna, anche una piccola competizione vi potrebbe giovare, tenendo però presente che la vittoria oggi non sarà vostra. Se vi sembra di remare controcorrente dovreste riconoscere che ci sono in voi resistenze tenaci. Anche se la strada del successo è punteggiata da piccole insidie non dovete perdere la fiducia nelle vostre qualità. Svolgete le vostre attività con la consueta pacatezza, la forza di volontà, la diligenza. Di fronte a qualche inevitabile presa di posizione dei capi, opporrete la bontà dei risultati che state ottenendo giorno per giorno o che avete già ottenuto. Benessere. Mal di schiena e questa non è una novità, aggiungeteci anche qualche zona arrossata o pruriginosa, probabile effetto di un'intolleranza alimentare. E gli occhi infiammati forse per il freddo, oppure per il fumo. Anche l'inquinamento però ha la sua da raccontare, urge cambiare aria. Vorresti darvi uno stile di vita più sano e salutare, ma potreste avere ancora le idee confuse sulle scelte da fare. Iniziate con un po' di movimento, anche con una passeggiata a ritmo veloce. Per lei, la casa chiama vendetta ma per stasera non ci volete pensare, faccende e spesa rimandate a domani. Ora solo un disco romantico, una cenetta a lume di candela e una notte vestita come Marilyn Monroe? Per lui, difficile conciliare il lato logico e razionale della vostra mente con quello perspicace e intuitivo, funzionate ma solo a corsie alternate, qui bisogna trovare lo switch. Colore delle emozioni, verde menta. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 8. Finanze, 8. Benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.